di guanti, una visiera, doppia mascherina, il camice. Anche noi siamo in prima linea e anche noi facciamo parte delle ragazze delle pulizie che fanno reparti Covid. I loro nomi non ci sono sugli striscioni davanti agli ospedali, eppure senza il lavoro di queste donne la battaglia contro il virus non potrebbe cominciare. Qui siamo alla Fondazione Poliambulanza di Brescia. Noi stiamo sanificando tutto con dei panni preimpregnati con una soluzione a base cloro per riuscire a debellare il virus dalle superfici. In rianimazione, nei reparti di terapia intensiva, prima dei medici tocca a loro entrare in queste sale. Sono gli eroi invisibili di questa emergenza. Ci siamo trovate a guardarci in faccia, a dirci: e ora che si fa? La paura c'è, però nessuna si è tirata indietro, nessuna. È una cosa bella, siamo una grande squadra, una grande famiglia. La grande squadra che lavora in silenzio, turni raddoppiati per garantire la sicurezza a chi salva vite. Il ringraziamento dei medici, la gratificazione più grande. Vorreste che qualcuno si ricordasse di voi? O siete abituati comunque a lavorare dietro le quinte? Siamo abituati. Noi siamo abituati a essere i fantasmi dell'ospedale. I fantasmi dell'ospedale, diciamo. Però fantasmi che fanno un lavoro fondamentale in questo momento. Sì, decisamente. Assolutamente. Decisamente. Sì.